Siamo qua con Giulio Base, regista e autore dell'ultima commedia italiana, La coppia dei campioni, con protagonisti Massimo Boldi e Max Tortora. Allora, come è nato, dato che sei anche l'autore della sceneggiatura, come ti è nata l'idea? Quando è stato proprio l'attimo? Raccontaci l'attimo di illuminazione che voglio fare questo film. Ma guarda, l'attimo vero è stato leggendo, te go io? Ok. L'attimo vero è stato leggendo un romanzo di Giovanni Floris, che si chiama Il confine di Bonetti, in cui che racconta tutt'altro, però a un certo punto in una riga si parla di appunto un viaggio, una finale, eccetera. E lì è stato proprio il Big Bang, se vuoi. Infatti io lo ringrazio, Giovanni Floris, nei titoli di coda del film. Da quel Big Bang ci ho lavorato molto, ho raccontato la storia per primo. Diciamo ai lettori, direi cinema, è piaciuto molto, abbiamo lavorato molto al copione e poi ovviamente il cast ed eccoci qua in sala, è sempre un miracolo quando una piccola idea, appunto, no? Un big bug che è soltanto tu nella tua testolina diventa davvero un film, però io penso sempre a mi fa un po' ridere forse, però è come, no, nella creazione, nei fondi Woody Allen, di milioni di spermatozoi che corrono, corrono, corrono nella testa di un regista, di un autore, di uno scrittore, è un po' così, cioè milioni di idee, uno solo miracolosamente diventa film e quando succede è sempre qualcosa di bellissimo. Questo è arrivato diciamo, al termine, non ancora perché sta per uscire, però è arrivato a conclusione della sua facitura. È un road movie all'italiana. Hai già accennato questa cosa in conferenza stampa. Ti sei ispirato anche a dei modelli americani, naturalmente, mettendoci tutto quello che poteva invece dare la cultura italiana in questo senso. Quali sono i modelli americani? Guarda, ne ho saccheggiati tanti, sinceramente. Il cinema americano ha proprio un genere che si chiama il comedy duo, cioè la commedia a due. Quindi me li sono rivisti tutti e credo che ci sia un po' un pezzo di tutti. Forse quelli che ho saccheggiato un po' più bassamente sono Scemo più scemo, che è un film che secondo me dal punto di vista della commedia è favoloso. In viaggio col folle, c'è sicuramente un po' di Blues Brother, perché è il viaggio a due per eccellenza. C'è Un biglietto in due con John Candy e Steve Martin, un pochino di quei film, ma anche poi, ovviamente, adesso diciamo del cinema italiano, cioè il capostipite di questo tipo di viaggio a due è Il Sorpasso, e credo che nec plus ultra, come dicevano i latini. E cosa ti piace di Tortora e cosa ti piace di Boldi? Ma di Boldi mi piace l'essere veramente un clown puro, cioè Massimo è veramente un clown. È un clown, è più di un attore comico, è qualcuno, è l'infanzia, il bambino nel corpo di un uomo, ormai anche adulto, anzi maturo, che è libero, libero, assolutamente libero, nel bene e nel male. Massimo è come lo vedi, Massimo è come lo vedi, le cose che ti dice sono quelle, sia quando ti fa ridere che quando ti dice cose che delle volte sono drammatiche e ti fanno ridere lo stesso perché te le dice così, come un clown. Max mi piace molto invece l'attenzione che mette in ogni singolo dettaglio della sceneggiatura, anche quando improvvisa, si chiede sempre il perché quella parola sia lì e perché l'avevo pensata e diciamo le nuance che ci sono all'interno di una battuta. E quindi la costruzione di un personaggio veramente da attore di serie Davvero grazie. A. Grazie a voi. Ciao. La coppia dei campioni.